Qua! Ci deve essere il capo. Via, al comando. Uno spettacolo potremmo dire evergreen, perché riporta musica, parole, immagini, ma soprattutto temi che sembrano purtroppo, diciamo, non passare mai d'attualità. Sì, oggi nel 2013 le cose sono cambiate poco rispetto al 2003, data in cui è nato lo spettacolo, ma anche rispetto al 1927, quando hanno giustiziato Sacco e Vanzetti. Gli immigrati continuano a esserci, continuano a esserci gli stessi problemi, le stesse situazioni che gli tocca affrontare, sono quelle di chiusura, di difficoltà di integrazione, cioè è una lumaca che piano piano si muove. No? La nostra idea era quella di miscelare musica e cinema in maniera un po' diversa, inconsueta. Gli spettacoli che utilizzavano le immagini si trattava di film muti all'inizio, dove c'era questo pianista che faceva da sottofondo. La nostra idea invece è quella di mantenere la sceneggiatura del film, la struttura narrativa. Infatti abbiamo scelto, diciamo, i dialoghi che per noi erano quelli più rappresentativi della storia di Sacco e Vanzetti, no? Tagliando la parte processuale, che invece era un po' più noiosa, e mantenendo invece quelli che appunto raccontano di episodi di razzismo, di intolleranza, di pena di morte, mischiando tutto questo con delle canzoni vere e proprie, quindi musica d'autore. Siamo partiti, visto che io e Lino proveniamo da generazioni, siamo di generazioni diverse, perché io più degli anni 60, lui più degli anni 50, e quindi le nostre scelte musicali in qualche maniera si sono un po' incontrate e anche mischiate, come hai detto tu prima. Abbiamo scelto canzoni come Fiume St. Creek, abbiamo scelto un pezzo di Springsteen, qualcosa degli Stormy Six, Guccini, e poi abbiamo mischiato anche a canzoni che abbiamo scritto noi. L'unico bacio, poi blu oltre mare, a volte si volta e ti sputa crudele, altre volte ti parla, ti ascolta senza farti del male. Per te mischiare immagini e musica diventa quasi naturale, perché insomma tu parli e descrivi anche per immagini, però questa volta ti sei creato nei panni del musicista, è uscita fuori la tua anima, il tuo spirito di musicista. Sì, teniamo conto di questo, che lo spettacolo è nato grazie anche al fatto che io e Fabrizio avevamo un altro spettacolo che abbiamo ancora oggi, in cui lui suonava e io, mentre lui suonava, io dipingevo. Quindi sto fatto di essere abituati a lavorare con le immagini e con la musica insieme fa parte del nostro modo di essere, no? Quindi per noi è stato naturale, tant'è che mi ricordo quando ci siamo incontrati così abbiamo deciso, ma facciamo una cosa, ma dietro cosa ci mettiamo? Io non posso più dipingere. Mettiamoci un film. No. Non avessimo forse avuto questa esperienza di mischiare parole, immagini e musica, che è partita addirittura nel 93 questa cosa con questo spettacolo che poi è andato avanti, probabilmente non saremmo arrivati a esprimerci a questo modo con il cinema, riprendendo un po' anche la tradizione di cantastorie, se vuoi, perché appunto abbiamo mantenuto la sceneggiatura e questa è la prima volta che è stato fatto al mondo. C'è stata fatta anche una tesi di laurea su questa cosa qua, no? Cioè, l'idea di mettere insieme cinema, immagini, storie, canzoni a questa maniera è stata una buona idea. Ecco. Vorrà avere un seguito, avete qualche altra idea? Ovviamente stiamo ragionando al di là adesso di riproporre lo spettacolo, questo che purtroppo è sempre attuale. Ovviamente stiamo ragionando su nuove produzioni che prevedono l'utilizzo probabilmente sempre del cinema in questa maniera, o comunque di mischiare tra di loro arti diverse. Insomma, questa è un po' la caratteristica di Foce Carmosina, forse è un po' questa, senza escludere altre strade. Va via,
Abbiamo detto un tema di estrema attualità, qual è quello della emigrazione, voi l'avete visto da questo punto di vista, è un po' una faccia della medaglia delle migrazioni nel mondo. Noi oggi come attualità vediamo l'altra faccia della medaglia, l'immigrazione. Si potrà fare uno spettacolo sull'altra faccia della medaglia? Le domande semplici sempre. Ma mi auguro di sì. È facile, no? Come dire, mettersi nei panni, per come siamo abituati noi, di quelli che viaggiano, che lasciano il proprio paese, no? È più difficile invece farlo veramente, no? Nel senso che io in questi anni appunto abbiamo avuto modo di conoscere musicisti, ma anche persone che fanno altre professioni, che hanno lasciato tutto per ricominciare da capo, no? A età diverse, a 20 anni, a 30 anni, anche a 50 anni, con famiglie al seguito, e non è facile fare queste cose, per cui forse lo racconterebbero meglio loro, no? Spero magari nei prossimi anni che appunto grazie alle storie di questi migranti possano nascere dei nuovi spettacoli con storie reali, magari con voci diverse, no? Che arrivano da altri paesi, e perché no mischiarle con le nostre. Forse questa sarebbe la strada più onesta, direi, no? In un mondo dove il mal di casa ha vinto sempre, dove regna il capitale oggi più schietatamente, riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero a dar scacco all'ingiustizia e a salvare il mondo intero.